Con Lucia di Lammermoor, musica di Gaetano Donizetti e regia di Guglielmo Ferro, il Teatro Bellini di Catania chiude la stagione 2013, tra mille incertezze sul prossimo cartellone. Non dipende da noi, tuttavia ci scusiamo con il nostro pubblico, spiegano durante il convegno con cui abitualmente il teatro presenta alla città l'opera che va in scena. È una storia di che si svolge in una terra lontana, in una terra fredda, in una terra ostile. Chi è stato in Scozia sa quanto fa freddo e quanto la terra è dura da vivere, per cui questi sono personaggi duri, non sono personaggi mediterranei, non sono personaggi caldi, sono personaggi sì romantici, ma freddi, temprati con l'acciaio. E questo è quello là che mi ha condotto poi a far sì di creare un ambiente, un esterno perenne, un inverno dove c'è la neve, la nebbia, questo freddo continuo per i personaggi. Immaginiamoci un Settecento in Scozia, quindi non hanno i nostri castelli decorati, sono un popolo austero ed è austero anche il loro sentimento, per cui sono personaggi molto più duri. Su questo abbiamo lavorato con tutti quanti, per cui anche nel modo di gestire il proprio corpo all'interno dello spazio. Quindi personaggi molto fermi, molto seri, molto tragici. È tanto tempo che con il gruppo di persone con cui io lavoro sperimentiamo nuove strade per usare, insomma, i video, le immagini, e in questo caso abbiamo sperimentato un nuovo tipo di proiezioni che invece di essere fatte in maniera verticale sono fatte in maniera orizzontale, che creano proprio una sorta di planetario, per cui questi personaggi sono all'interno di un cielo vero, di sentimenti che si trasmettono nelle immagini che loro hanno, per cui sono totalmente avvolti dalla natura.